Dulcis in fondo, ma non in fondo, sempre in cima, tutti a pari merito. Qua veramente ve la giocate oggi. Abbiamo il nostro mitico, come dicono i ragazzi, mitico, professor Petri. Allora, di lui che dire? Dire che non ha mai voluto fare il coordinatore in questi anni, ma mi è stato vicino forse ancora di più come se dei coordinatori stessi. Lui ha una sensibilità, un'umanità, cioè l'aggettivo che lo contraddistingue è veramente, sono questi, secondo me, verso i ragazzi, verso la scuola, verso i colleghi, verso gli altri, verso tutti. Ha una capacità di capire i sentimenti di ognuno, quello che ci passa per la testa in una maniera incredibile. E quindi di lui ricordo quando magari mi vedeva un po' più stanca, mi vedeva un po' più, non lo so, nervosa, il fatto di capitare per caso in presidenza e di farmi capire che tutto sarebbe andato bene. Ecco, penso che mi mancherà tantissimo e quindi spero che mi venga comunque a trovare. Non mi potrà tenere d'occhio come quando è tutti i giorni a scuola, ma so che ci sarà comunque. Quindi lascio la parola alla professoressa Lazzari perché veramente tutti e quattro questi pensionamenti mi hanno, cioè ci sentiremo un pochino più soli, ma spero di no. Ecco, è quello che dico, non ci lasciate soli. Professoressa Lazzari. Sì, mi sentite? Allora, io sono già commossa perché mi sono già commossa per le tre insegnanti a cui voglio un sacco di bene e che ho vissuto tanto. Sicché vi potete immaginare, meno male che ho scritto perché se no saprei come avrei fatto. Via. Allora, questo discorso è diviso in due parti. La mia storia di amicizia con Odo, dico Odo perché è un soprannome riservato agli amici, non mi riesce a chiamarlo diversamente. E poi la seconda parte invece mi sono concentrata proprio su di lui. Allora, io e Odo ci conosciamo dalla vita, non solo università nello stesso corso, ma la frequentazione fuori dagli orari universitari. Ventenni, vacanze insieme con il gruppo di amici, via via, matrimoni, figli. Pensate, tutta l'evoluzione di una vita partecipata. Abbiamo avuto esperienze di lavoro diverse, io a Garfagnana, lui a Porcari, eccetera. Poi, magicamente, l'anno dopo che il Di Grazia andò via, prima ancora che venisse la preside, Daniela, ci siamo ritrovati a Pertini. Immaginate la bellezza di ritrovare un amico e compagno di studi. Non immaginavo, tuttavia, Pronto? in quel momento tutto quello che avremmo messo insieme, con due teste nella stessa direzione. Sì, perché la sintonia crea molti spazi, va dritta, senza interferenze. È di moda usare spesso la frase lavoro di squadra, ma in pochi l'hanno fatta come lui. L'ultima equazione, il gruppo di matematica. La lettera. Scusate, c'è qualche microfono acceso? Non so. È di moda, ripeto, usare no, forse non ripeto, ma dunque. Eravamo infatti, pur non confrontandoci, arrivati alla stessa interpretazione della nostra disciplina. Bastarono poche frasi, parlo di più di 10 anni fa, bastarono poche frasi per capirci. Per noi non era una questione di risultati e prestazioni e nemmeno di premiare la buona volontà, eravamo oltre. Gli sport, i giochi e le attività motorie in generale non erano fini a se stessi, ma mezzi per raggiungere quei valori che fanno dello sport una simulazione di vita. E siccome non contavano i centimetri per noi, ma quello che ognuno a modo suo esprimeva con le proprie possibilità, ecco che anche chi era in difficoltà veniva considerato al pari degli altri, anzi di più. Ma basta parlare di noi. Ora vorrei soffermarmi su questo professor Dino Petri. Ci sono tanti modi per noi insegnanti di trasmettere il nostro sapere, di educare. A volte siamo autoritari, altre ci lamentiamo delle generazioni di ora, poi siamo pazienti, poi ancora arrabbiati, intransigenti, altre volte lasciamo correre anche per un risparmio di energie. Poi certe giornate assolutamente intolleranti, a volte benevoli, altre ancora non sopportiamo le caponate adolescenziali. E ancora altre volte protettivi, materni e altre volte molto spesso sfiniti.
Insomma, non è un mestiere facile il nostro e siamo tutti lì nella stessa barca. Meno che Odo. Lui è uno scalino sopra. In tanti anni non l'ho mai vista alzare la voce, fare un rapporto, perdere la pazienza. Si possono contare sulle punte delle dita. Anzi, quando la perdevo io, talvolta recuperava anche me insieme agli alunni. Eppure non dovete pensare che le sue fossero lezioni improvvisate della serie vi do il pallone e via. Non c'era lezione, ma nemmeno una che non fosse discussa prima e rivalutata dopo. C'era la presentazione agli alunni seduti sulla panca di quello che avremmo fatto. C'era il riscaldamento, la tecnica, i giochi, lo stretching. Oh, stavano buoni anche quelli che lui chiamava i cavalli matti del Pertini. Che noi ne abbiamo intere generazioni, no? Con lezioni. Loro non tolleravano le regole di cla in classe, a ricreazione, in auditorio, nelle uscite, ma in palestra c'era il Perri. E lui doveva essere rispettato. Quasi come se tirassero fuori solo quel poco di controllo che avevano ricevuto nella loro evoluzione, a volte anche non del tutto assistita dalle famiglie. Ora direte voi, mi potrei sbagliare, ma ci sono stati degli insegnanti che sono passati un anno o due da noi e che trovavano il modo di insegnare di Odo anche interessante. Tutto costruito da Odo, coadiuvato anche, imparato e preso ultimamente da Emilia, da Fabio e dal mitico Albano, no? E queste insegnanti che sono venute, sono passate, hanno trovato il modo di vivere della palestra stupite e affascinate, ma non perché noi proponevamo strani giochi o nuove sensazionali esercitazioni, ma per il modo di stare con gli alunni e i risultati che questo produceva. Cito a conforto Alessandra Nannini e Barbara Tedeschi: la palestra del Pertini per noi è stata una scuola di apprendimento del nostro mestiere, più di tanti aggiornamenti. Allora, come si spiega tutto questo riconoscimento da parte di persone esterne? Credo che certe, ecco, qui voglio leggere piano perché è la cosa più importante. Allora, credo che certe interiorità così profonde come quella di Odo, che magari vengano fuori con modestia e lì per lì non se ne avverte la portata, e forse nemmeno lui ne è consapevole. Queste interiorità siano degne di far uscire un insegnante dalla scuola a testa alta per tutto quello che ha dato in 40 anni di carriera. Per questo sono contenta che il professor Petri, detto Odo, vada in pensione, a godersi mattinate con la sua famiglia, i suoi amici, e non mi permetto di lamentarmi. Anzi, ringrazio dell'opportunità. Solo mi dispiace, come ha detto la preside prima, non poter concludere questa bella avventura con un abbraccio vero davanti a tutto il collegio, anche se come da sempre lui si deve acchinare, e molto anche. Me lo ero sempre immaginato, me lo sono sempre sognato, no? Che avrei fatto il discorso per la pensione di Odo e mi immaginavo, no? Che io mi mettevo tacchi, cosa che per me era fare, e poi montavo sulla pedana dell'auditorium, no? E rimettevo una trentina di centimetri, in modo che veniva fuori anche un bel abbraccio. Post scriptum. Questo ho avuto. Ora io sono commossa, ma sono contenta. Ho avuto anche i miei momenti di sconforto. Un pomeriggio di febbraio mi prese la piangina, proprio alla grande. Allora, quando tornò a casa il mio compagno, preoccupato, disse: che è successo, no? E io dissi: Odo va in pensione. E lui: ma lo sai da 4 mesi? E io: sì, ma l'ho capito oggi. Grande professoressa Lazzari, ma è stata bravissima. Quanto le va in italiano? Quanto le diamo, Maria Pia? Un voto altissimo, e Mamma poi mia! ha saputo prendere, ha detto, no, è stata veramente brava e ha definito benissimo, benissimo quello che è quel grande in tutti i sensi uomo di Dino, veramente. Presidente, se è possibile vorrei dire due parole proprio velocissime, Presidente. Professor Venturini. Allora, io di Dino non saprei cosa dire, anche perché piangerei più di Rosi. È stato la persona e l'insegnante più grande, migliore che ho mai avuto, col quale ho mai avuto l'onore di lavorare. E dico solo questo, per capire chi è Dino Petri veramente, fino in fondo,
Bisogna fare una passeggiata per Lucca insieme a lui. E sono più le persone che tu incontri che lo fermano, quelle che non hanno presente chi è. E chiunque lo ferma lo ringrazia, lo saluta, parla di cose fatte nel passato che gli sono rimaste, ha lasciato qualcosa a tutte le persone che ha contattato nella vita. Lui ha lasciato la sua energia positiva a tutte le persone che ha contattato in vita sua. Dico solo questo, se no mi metto a piangere. Un bacio, Dino, grande. Grazie professor Venturini, grazie professoressa Lazzari, grazie professor Petri. Dov'è? Ci sono. Ma che uomo fortunato sono, ragazzi. Lo dico sempre, ragazzi. Sono un uomo fortunato, molto fortunato. Già essere qui in questo parterre de Roi che riceve questi attestati di stima. Io che sono insieme ai miei colleghi la manovalanza, mentre gli altri sono la cultura, manovalanza positiva. Già questa è una fortuna, no? Devo ringraziare, non ho risposto a nessuno sulla chat, ma ringrazio veramente tutto quello che avete scritto. Devo dire che sono un bellissimo percorso, mi sento, sono emozionato, ma felice, felice, veramente felice. Mi sento un po' in una rampa di lancio, nel senso che questa è una cosa, come qualcuno ha detto prima di me, che si fa perché ci piace, perché, e quindi non si inizia e non si smette, e quindi si continua. In questo percorso la cosa bella, io ho una filosofia mia, un po' da matto, ma insomma, mi piace sentirmi sempre vicino a tutti quelli che guardo indietro e ritrovo sempre accanto a me in ogni momento. Mi guardo intorno, ora vedo tante cose, tante bellissime persone. Guardo avanti e vedo ancora delle cose da fare e tante altre persone. Non posso, in questo percorso che mi è stato disegnato dall'alto, non posso che ringraziare i miei genitori che, anche in un momento difficile, io devo fare il geometra e loro speravano che facessi il geometra e andassi anche a lavorare, e invece loro mi hanno garantito la prosecuzione degli studi. E tuttora, in questo periodo qui scolastico, in questi anni qui, anche se loro non ci sono più, sono sempre accanto a me. Sono diventato uno studente ISAF conoscendo mia moglie Patrizia. Io finivo la scuola, geometri, e avevo deciso di andare all'ISEF, e quindi la famiglia è cresciuta con me da studente, da docente, in tutti i sensi, con Marina e Stefano. Quindi io inizio, come faccio un paragone sportivo, ho fatto le giovanili iniziando con le scuole elementari, a quell'ora facevo i corsi del comune, poi ho fatto il semiprofessionista con le scuole medie, nelle supplenze, e pensavo, ah, come sono belle. Prima pensavo alle elementari, alla mia scuola, voglio rimanere elementare, ma non si può, perché dopo mi andavo dalle medie, ah, le medie sono le mie, e invece mi veniva sempre qualche cosa, dicevo, ah, ora ti toccano le superiori. Esperienze fantastiche come semiprofessionista al liceo scientifico di Forte dei Marmi, dove i ragazzi mi hanno insegnato delle cose incredibili. Io studentello, mi hanno detto, professore, non si preoccupi, ci si pensa noi. E poi dopo un'esperienza fantastica che pensavo di entrare in ruolo in quella scuola, al liceo scientifico Maiorana, e invece i casi della vita fanno sì che una domanda di trasferimento sbagliata di un collega mi danno il Benedetti, prima maglia da professionista, appartenenza a una maglia, Benedetti Porcari, 15 anni, soddisfazione incredibile. Vi racconto un aneddoto. A Porcari, uno degli ultimi anni, non avevo ancora deciso di fare il trasferimento perché io stavo benissimo, sono stato bene a Porcari. Vedo durante una partita di pallacanestro, giochi sportivi studenteschi, dove c'erano le varie rappresentative a Porcari, fra cui la nostra, vedo un alunno con una maglia con scritto Isi Pertini sul tetto della palestra di Porcari.
e un collega che poi è diventato mio collega al Pertini, Giancarlo Brandani, che lo rincorreva, che lo chiamava. Io dicevo, mamma mia, questi del Pertini che succederà? No, anche quando gioco. Ecco, poi dopo il destino ha voluto che ho fatto la domanda di trasferimento perché una mattina, insomma, è successo che ho perso un po', cioè la mia mamma non c'è stata più, ho detto, è il momento di chiedere la domanda di trasferimento. Anche lì un segno della vita, che è successo? Io non chiedo il Pertini, chiedo Lucca, e la professoressa del Pertini vuole Porcari, quindi si incrociano e mi viene dato il Pertini. Pertini è fantastico, ragazzi. I primi giorni al Pertini sono stati una cosa che ho detto, ma chi me l'ha fatto fare? Competenze, moduli, sigla, Oga, Ega, Ugo, io non ci capivo nulla. Una cosa incredibile. E poi, insomma, trovo tanti amici, Alessandra Cancellotti, con cui ho fatto le scuole, sa come ero io alle scuole. Quando l'otto era già un insuccesso in condotta, io avevo 7, l'ho preso in terza elementare. Quindi pensate voi come ero. Lo fate di tutto e di più, poi dopo, grazie alla crescita che ho avuto, questo mi ha aiutato anche con gli alunni, forse a capirli. Entro al Pertini e mi immagino, come era abituato a Porcari, quanto dura l'orario provvisorio? A Porcari durava un mese, si faceva un orario ridotto, si prendono le classi, così e cosa. Al Pertini, no, pronti via, domani, cioè subito l'orario definitivo, 6 ore. Dico, boia, ma questo è un riscaldamento che, cioè, non esiste. Qui la fase proprio di riscaldamento è 0, pronti via, si corre a 100. Dico, i primi tre mesi ho detto, no, non ci si può fare. Come si può fare? Come faccio? Che succede? Succede che passavo a quel tempo, c'era Moreno. Guarda, c'è da prendere un foglio, Petri. Prendevo il foglio, mi giravo, boom, ce n'era già un altro. E che lavoro. Per te è stata un'esperienza, una maglia che si porta con orgoglio, una maglia eccezionale. Quindi chiudo, e se no qui, sapete, se mi date la parola poi non mi fermo più. Parla il cuore, io non ho scritto nulla, scusate a tutti quelli che mi hanno preceduto e che sanno usare bene anche la declinazione dei verbi, io sono proprio manuale. Grande Stefano, grande, lo sai, eh. Io faccio un ringraziamento, ho detto, la famiglia è quella che mi ha guidato in tutte queste cose qui, sempre mi guiderà sempre. Non importa l'età, qui, cioè, la famiglia è veramente dentro, fuori la scuola, e anzi li ringrazio, e perché tante volte li ho assillati con quelle che le bimbe, che chiamo bimbe, ormai sono donne, chiamano i pipponi del docentone. E quindi questi sono i più ora attacca al pippone. Vabbè. E quindi ringrazio loro, ringrazio tutti i colleghi, veramente tutti, non se ne può dimenticare uno, e con tutti significa che collega è proprio colui con cui condividi le emozioni, le sensazioni, le cose belle, le cose meno piacevoli. Ringrazio tutta la segreteria in tutti i suoi settori, perché una delle cose che fa piacere entrare a scuola è quando hai anche un adempimento burocratico, quello che è purtroppo una cosa spiacevole, vedi denunce di infortunio per parecchi alunni che si fanno male, avere un punto di riferimento anche col sorriso e una battuta. Ringrazio i collaboratori, perché onestamente si entra a scuola e c'è sempre il sorriso di tutti quelli che ci accolgono, e quindi sono veramente orgoglioso di salutarli. Saluto e ringrazio veramente una persona importante che è Monica, perché Monica ha capito tante volte quello che i problemi che poteva avere, quindi ha intuito anche fra mille difficoltà che ognuno vive e che ognuno ha, ma nel suo ruolo mi ha sempre dato una mano e un consiglio, proprio veramente mi ha guidato a volte anche su delle cose che io ero fissato con un giorno libero, e lei invece dice, ma prova questo, vedrà che sta meglio. Quanta ragione aveva. Oppure quando, insomma, tante cose. Quindi Monica, grazie, insomma. Ringrazio, chiaramente, glielo dissi già una volta, paragone sportivo, la nostra preside, io ho sempre detto la grande preside,
è come l'allenatore, ci tiene sempre sul pezzo, gli allenatori bravi tengono sul pezzo, se si vuole tenere la squadra che giochi bene la domenica, ci vuole un allenatore esigente, e in questo caso siamo stati tutti sul pezzo, nessuno escluso, ma penso che posso dire con orgoglio di rappresentare questa scuola che per quanto ci riguarda è proprio nelle scienze motorie, è veramente considerata da tutti e non solo scienze motorie, e quindi grazie alla Presidente che ha supportato le nostre idee, e le condividerò con i miei colleghi, le ha supportate, ma le ha consigliate, non ultima quella di fare un po' anche quando lessi tutti gli adempimenti burocratici del PON, no, assolutamente, invece è stata una grande cosa. E quindi grazie Presidente. E ringrazio in particolare per quest'anno difficile lo staff tutto, perché la manovalanza è diventata un po' più digitale, con questo. Quindi grazie veramente. Ora so che cos'è Google Classroom, so che cos'è un Sites, so che cos'è un Moduli, quindi ci siamo. Devo ringraziare, non ho finito, poi vado via, sparisco dalla circolazione, non è vero. Devo finire i miei ringraziamenti perché voglio ringraziare tutti gli alunni che lasciano un segno indelebile dentro di noi, ognuno, quindi non è che c'è Petedino, ognuno di noi ha dentro, che sia stato un anno, un giorno, 5 anni, 6, 7 anni, e quelli che purtroppo ci hanno lasciato, ma che noi ricordiamo sempre col sorriso, giocando palloni, pallacanestro, calcetto, un po' anche biliardino, li vogliamo ricordare tutti. Quindi, e li ringrazio veramente perché si cresce insieme a loro, si condivide e ci danno opportunità di crescita. Devo ringraziare delle associazioni che mi hanno permesso di portare la scuola fuori e le associazioni dentro, e io ero nel mezzo. Quindi sono un'associazione con cui sicuramente continuerò a collaborare, che sono il professor Stefano, la Mirko Ungaretti, la Lega Brigata, nonché Special Olympics. E mi devo, le soddisfazioni più grosse me le sono tolte sia da insegnante ma anche da genitore vivendo a Pertini, quindi questa è una cosa che ci tengo a sottolineare. E non posso che chiudere, e qui lo devo dire, devo chiudere con una cosa che è, non c'è più una parola per descriverla, quello che noi con una sigla si dice il GD, okay? Il gruppo disciplinare, questo è un GDA, è un gruppo di amici, punto, allargato, varia, si guarda indietro, sono persone che sono sempre con noi ora, persone che arriveranno, sono convinto che grazie a chi mi ha accolto me la prima volta, Daniela, la professoressa Capecchi, la professoressa Baldocchi, sono convinto che continueranno a essere accolti da chi ci sarà e staranno benissimo. Quindi grazie, veramente un GD fantastico. Abbiamo condiviso questa DAD ridendo, scherzando e soffrendo. Okay? Vorrei sapere tutti i digitali se sapete che cos'è il CAT. Non lo sapete che cos'è il CAT, eh? In un momento di difficoltà dove tutti eravamo presi a compila, scrivi, file, Excel, documenti, è arrivato il CAT del professor Ventrini. Oh, a me è arrivato il CAT, c'è da riempire un quadro dove c'è da mettere, c'è assenze, consegne, per ogni classe è difficilissimo. Mi ha fatto morire di paura una domenica. È arrivato, cioè, uno scherzo. Questo è un GD, questo è un GD. Grazie a tutti, vi voglio bene. Al Pertini penso che qualcuno mi rivedrà, sicuramente. Grande Dino, e io li aspetto ancora i messaggini, grande Presidente, prof.